Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: il conduttore Carlo Conti fa una coraggiosa ammissione sui social, il suo progetto si è rivelato un flop completo. Carlo Conti. Il mattatore Rai fiorentino Carlo Conti deve fare i conti con un pesante bilancio nelle ultime ore. Il celebre volto dell'emittente pubblica ha infatti varato il suo nuovo progetto, si tratta del talent show The Band, inaugurato lo scorso venerdì 29 aprile. Il programma si discosta dai vari Amici e X Factor perché interamente dedicato al panorama delle band emergenti italiane. Dopo una lunga e laboriosa opera di selezione, sono stati infatti scelti 16 gruppi sugli iniziali 2000, e i talenti in gara possono contare sull'aiuto prezioso di prestigiosi tutor. Tra essi possiamo annoverare Giusy Ferreri, Rocco Tamica, Marco Masini, Federico Zampaglione, Enrico Nigiotti, Francesco Sarcina, Dolce Nera e Irene Grandi. Anche la giuria del format può vantare protagonisti d'eccezione, siedono infatti in tribuna Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. L'innovativo programma dedicato alle band, però, sembra decollare a fatica, e Carlo Conti deve incassare una pesante sconfitta, vediamo perché. Carlo Conti e il suo The Band affondano, Ilary Blasi vola, arriva l'ammissione sui social. A quanto emerge da un post di Instagram, il blasonato conduttore Rai è consapevole delle concorrenza spietata e soverchiante dell'Isola dei Famosi, in onda ogni venerdì nell'analogo orario prime time. Il talent show di Carlo Conti, secondo i dati Auditel, ha riscosso un misero 13,1%, totalizzando soli 2.481.000 spettatori. Ilary Blasi, invece, pur lontana dai risultati degli anni precedenti, strappa agli ascolti un bel più soddisfacente 17,1%, annoverando 2.463.000 utenti attivi. Il risultato è decisamente preoccupante, soprattutto per un format all'esordio televisivo, Carlo Conti ha deciso di ammetterlo sportivamente, minimizzando il disastroso riscontro Auditel. Ha infatti pubblicato una foto su Instagram in cui, seduto alla batteria, commenta: "Venerdì The Band non è andata molto bene, ma recupereremo". Il conduttore toscano avrà modo di riguadagnare terreno dopo l'iniziale flop di The Band. L'emittente dovrà probabilmente dedicare maggior spinta e promozione al format di Rai 1, accattivandosi la simpatia e la curiosità del pubblico. Il punto di forza del talent sono certamente le band in gara che, in assenza di un contratto discografico in palio, cercheranno di conquistare i cuori degli spettatori. Il tentativo è infatti quello di ricalcare il successo di fenomeni di portata mondiale come i nostrani Maneskin, trionfatori prima all'Ariston e poi sul palco dell'Eurovision. Riuscirà Carlo Conti nel suo intento di risollevare lo scherzo piccante dello show? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.